Ciao ragazzi, è il momento di parlare degli ultimi acquisti del Toro, un focus sui singoli che parte da Guillermo Maripán. Chi è Guillermo Maripán? Difensore centrale cileno, classe 1994, che il Toro ha acquistato a titolo definitivo dal Monaco proprio nelle ultime ore della sessione estiva di mercato. Prima di cominciare questo video vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campana degli aggiornamenti, di lasciare un like al video e di seguirmi sui miei canali social che vi lascio in descrizione. Se volete acquistare kit di calcio a basso prezzo, primo link qua sotto, maglie calcio Italy, contattateli su Instagram, chiedete e se acquistate qualcosa non dimenticatevi di utilizzare il mio codice sconto 10% falso 9. Dicevamo, Maripán è un nome uscito negli ultimi giorni di mercato, il Toro l'ha chiuso abbastanza velocemente all'interno di una margherita sfogliata per mesi a livello di difensori centrali, in quanto comunque c'era l'esigenza di fare almeno due innesti dietro e arrivati proprio dopo la partita con l'Atalanta si è vista l'esigenza di dare a Vanoli questa tipologia di profili e Maripán è stata un'occasione di mercato. La metterei così anche perché leggendo cifre e formula ecco, mi sembra che sia la conferma di ciò che ho detto. Tra l'altro, come vi avevo già accennato, Maripán doveva arrivare in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 5 milioni di euro. Alla fine il Toro e Monaco hanno rivisto i termini dell'accordo, il giocatore è stato acquistato definitivamente, appunto a titolo definitivo, per 2 milioni di euro. Quindi è una spesa che ci può assolutamente stare all'interno di una sessione di mercato estiva dove comunque non prendiamoci in giro. Il primo caposaldo era quello di abbattere i costi, quindi austerity, e ti porti a casa un elemento di cui adesso andiamo a parlare, che comunque lo hai pagato nulla, prendi uno stipendio assolutamente nei parametri, poi a livello di contratto penso che saremo sui 3 anni, 2+1, non lo so, vedremo. In ogni caso era comunque quasi a scadenza di contratto, infatti per fare il prestito con obbligo il Monaco avrebbe dovuto rinnovargli per una stagione il contratto passando dal 2025-2026, poi non è stato necessario farlo. È un giocatore di esperienza con circa 200 presenze in Europa in 7 stagioni, le prime due passate all'Alavés in Liga, dove è stato nella seconda uno dei migliori difensori del campionato, cosa che ha portato poi il Monaco ad acquistarlo per circa 18 milioni di euro, quindi una cifra molto alta per questo ragazzo che poi in Francia con Monaco è sempre stato sostanzialmente titolare, ha giocato anche in Champions League e appunto nel 2019 era molto quotato. Per quanto riguarda il suo storico al Monaco a livello di numeri, si parla di 13 gol in 5 stagioni che fanno in media 3-4 gol a stagione, e questo è già un dato che se dovesse confermarsi non sarebbe male, perché avere un centrale che ti porta 3 o 4 gol in dote in una singola stagione vuol dire che ti ha risolto magari diverse partite. Quindi speriamo che da questo punto di vista possa confermarsi. Tra l'altro Vanoli nel pre-Venezia Torino sia su di lui che su Valucchi ci aveva detto sono funzionali e ci danno anche una bella mano dal punto di vista fisico, non solo in difesa ma anche nella metà campo avversaria. Quindi l'idea è quella magari di studiare ad hoc anche delle situazioni su calcio da fermo che possano portarlo a trovare la via del gol. Nella stagione 2020-2021 Maripán ha segnato 5 gol in 28 partite, tanta roba veramente. E dal punto di vista tattico parliamo, come vi dicevo, di un difensore centrale che gioca indifferentemente in una linea 3 o a 4, e quando è stato impiegato a 3 ha occupato indifferentemente ogni posizione del pacchetto arretrato, principalmente come centrale, poi qualche presenza in meno come braccetto di destra e una manciata di apparizioni come braccetto di sinistra. È un centrale molto fisico, 193 cm di altezza, ben strutturato, molto spigoloso a livello caratteriale, molto provocatore anche in campo. Gira proprio in questi giorni un video di un Cile-Brasile in cui lui sostanzialmente prova a provocare in tutte le maniere Neymar,
gli fa una marcatura proprio personalizzata, marcatura nella quale a uomo è molto bravo come vi ho preannunciato prima nel gioco aereo, spigolosi, irruente e abbastanza falloso. L'anno scorso è stato il giocatore più falloso come media partita nel Monaco, statistiche alla mano, è anche abbastanza incline ai cartellini. Per quanto riguarda invece gli altri numeri, ne ho raccolto qualcuno tra quelli un po' più interessanti: passaggi 89% di precisione e ha una buona media di passaggi completati a livello di distanza progressiva coperta, quindi passaggi che vengono completati a più di 10 metri con una traiettoria in avanti, quindi verticalità verso la metà campo avversaria. Ha un 93,6% di precisione nei passaggi su distanza media, quindi tra gli 11 e i 24 metri. È un giocatore quindi che viene anche utilizzato per fare il giro palla dal basso e magari con un passaggio per rompere la prima linea di pressing. E questo è importante, abbiamo visto che lo ha fatto molto Saul nelle prime partite nella posizione di centrale, proprio nel toro di Vanoli. E di conseguenza anche Maripán potrebbe essere dirottato in quella posizione lì proprio per rimettere Saul sul ruolo originale, avere una difesa un pochino più competitiva con tutto quello che ne consegue, Vojvoda che torna a essere un'alternativa sugli esterni, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le statistiche difensive, ovviamente ho preso quelle della scorsa stagione per non andare troppo indietro, da FBref. Allora, non contrasta un granché, ha un contrasto su 3 vinti, ma come numero non è altissima la statistica. Questo mi ha sorpreso perché, proprio per come tipologia del difensore che è, pensavo il contrario. È terzo per blocchi nella stagione 23-24 in Monaco, blocchi su tiri, parlo, quinto per intercetti e primo per salvataggi. Quindi, giocatore che non molla, è uno anche molto caratterialmente. Può dare tanto a livello di squadra di spogliatoio al gruppo. È un giocatore che sempre statistiche alla mano tocca molti palloni, stagione 23-24, dicevo, è quinto, la maggior parte nella metà campo difensiva, quindi non è uno che si spinge tantissimo avanti, però è anche vero che Vanoli, abbiamo visto il lavoro fatto su Saul, cioè Saul accompagna sostanzialmente sempre l'azione nella metà campo avversaria. Da questo punto di vista penso possa adattarsi anche Maripán, gioca con un baricentro mediamente basso, è secondo per duelli aerei vinti nel Monaco l'anno scorso, sapete chi è il primo, ve lo dico per curiosità, Singo che ha fatto una stagione spaziale. Quindi per quanto mi riguarda l'idea di Vanoli è secondo me quella di capire se può fare il centrale a 3 in attesa del rientro di Scurs, e a quel punto lì con Scurs che può fare anche il braccetto ci possono essere tante soluzioni difensive da studiare anche poi a seconda dell'avversario che vai ad affrontare, fermo restando che Scurs rientrerà tardi come ha detto il mister pre-Venezia Torino, quindi contare su Scurs è un pochino prematuro, ragioniamo su quelli che invece ci sono e sono arruolabili. Infine vi dico la mia, a quelle cifre per un trentenne è un'operazione che ci può tranquillamente stare, è un giocatore che dal mio punto di vista non dovrebbe avere particolari problematiche a inserirsi in questa squadra qua, Vanoli lo ha definito funzionale per il calcio che è in testa, quindi stiamo a vedere cosa ci dirà poi eventualmente il campo. Sicuramente dal punto di vista temperamentale, caratteriale, ci poteva volere un innesto di questo tipo, quindi sono moderatamente ottimista sulla riuscita e sulla performance di questo giocatore. Quindi Maripán, vediamolo, ma ci portiamo a casa un elemento esperto a basso prezzo che è stata un po' la linea guida, come dicevo, dell'estate della società e quindi qualora dovesse funzionare qua Vagnati ha messo a segno un buonissimo colpo. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, attivate la campanella, ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro!